Per esempio c'è la pittrice che non può più dipingere perché è diventata allergica ai profumi e alla trementina, che ci si è visto una volta, guarita. La signora che era allergica alla varechina, alla candeggina, ci siamo visti, abbiamo parlato dell'ologramma e le è passata l'allergia, la ragazza con la sindrome neurotossica, l'allergia ai gas. Aspetta. Lui ha una dote, cioè non c'è niente da fare, anche la tua presenza qua si sente e probabilmente tu riesci a portare quella tua dote, quello che vedi, riesci a portare le persone in questo processo di guarigione del conflitto. A incontrare, no? Se stesse. L'idea era l'omeopatia senza omeopatia, ovvero curo il dolore fisico ignorato, messo in un cassetto nascosto in cassaforte dentro la mia psiche, dimenticato, con qualcuno da fuori che te lo sente, te lo dice, c'è un risveglio, viene toccato, si apre di colpo la cassaforte, il cassetto, esce il dolore. Ma questi qua sono casi istantanei, no? Tutta la ricerca, il mio lavoro, io non sono un medico, mi occupo dell'anima e dell'emozione, si basa su questa, su queste esperienze. La signora, chissà forse c'è la documentazione poi, che abbiamo, ha... Infatti abbiamo una sorta di... Ho un po' di testimonianze che così le persone raccontano. Sentiamo. Sono arrivata qui appunto che volevo dirti un sacco di cose, invece hai chiuso gli occhi e hai letto precisamente punto per punto quello che io volevo dirti. È stato commovente. Commovente. È strano, perché una persona che ti legge dentro dici, mamma mia, cosa, com'è possibile? E poi siamo arrivati a far passare un fastidio. È andata così, che c'era un problema a un ginocchio. E dopo gli ologrammi ho detto, come sta il tuo ginocchio destro? E mi fa, di solito male, giusto così, sì, anda più o meno. E ho detto, controlla se hai male al ginocchio. E non c'era. Ma io non sapevo che c'era il ginocchio, cioè non lo sapevo. Lo raccontava lei dal suo ologramma. Non ci credo. Per caso. Non ci credo che sono entrata che avevo preso male le ginocchia. E adesso cammino. Avrei voglia di andare a guardare. Non è possibile. Non posso crederci. Un po' di meccanica, no, ma anche emozioni sono nessuna. Cioè, mi hai fatto piangere, ma di emozione, una cosa incredibile. Non riuscivo a fare la torsione dei piedi, non riuscivo. Giudicavo. Sto bene, veramente, mi sento elevata anche dei pesi. Sì, Tonia aveva un problema alla gamba, un incidente un anno fa, non poteva correre, le faceva male, e però noi sentivamo anche una compressione emozionale, abbiamo detto, no? Abbiamo usato gli ologrammi, un ologramma, poi cosa è successo? Andrea mi ha fatto correre. Così nel mio logico, perché ho detto che non riuscivi? No, ieri mattina ho provato, non riuscivo, invece stamattina sì. E questo cosa succede? Non è cambiato solo un aspetto fisico, perché io sento, ma Monia me lo sta dicendo, che Monia è cambiata. C'è una forza del cuore, un'emozione, una gioia che non c'era mica prima, no? Assolutamente no. Quindi cambia, lasciamo andare un'emozione e il corpo subito ne parla. Questa cosa è importantissima perché tutto, la parte della scienza degli ologrammi si basa su questo, ma tutto si basa su, cioè tutta, è un nuovo modo di pensare al corpo, perché l'operazione, puoi mostrarla? Mostra, l'operazione c'è, sono le cicatrici, si vedono le cicatrici qua, tira pure giù, qua l'altra cicatrice, è ancora un po' scuro, e come dire, l'impedimento fisico era, come dire, addirittura potremmo dire meccanico. Sì. Perché era meccanico, no? Sì. Non è una cosa, adesso ho somatizzato mal di testa, no, una cosa meccanica. Eppure anche la parte meccanica si rilascia. E da un impedimento del camminare si inizia a correre. In 2 minuti lasciamo un'emozione. È vero? Sì. Sono felicissima. Benissimo. Grazie. E allora la Franca mi racconta che ha perso i sapori, cosa il sapore, il salato soprattutto, il dolce lo sento di più, il salato. Ha perso i sapori, dice, guarda, ho perso i sapori, non li sento, no, come facciamo? A me piaceva mangiare, insomma, mi piace ancora, me lo immagino il sapore adesso. Abbiamo lavorato un po' con gli ologrammi, vero? E adesso ha portato Andrea, gli ha portato una pianta, insomma, una foglia di basilico e ho risentito lo sapore. Hai detto come una volta, lo sento come una volta. Volta. Ma cosa è successo? Che perché non sentiamo i sapori? Perché c'è stato un lutto. Un lutto.
e io è tanto che non sento più i sapori. Io ho detto guarda che secondo me non senti più i sapori, è il salato, perché è il sale della vita, il sapore della vita è mancato il marito, non c'è più. E si è commossa la Franca con queste cose qua. E il sapore è tornato. Sì, il sapore adesso è tornato. Siamo a Sasso Marconi, vi presento la nostra Monica, che dice cortisone, poi antinfiammatorio, cosa un'altra per un... Che aveva ancora male, però ci siamo visti che aveva ancora male nonostante la fabbrica della chimica. Mm. E poi in quanti secondi? 3 secondi. 3 secondi? 3 secondi. Un respiro e... C'è ancora male. Io avevo male al ciclo, avevo le anche bloccate e non ho più niente, è sparito tutto, non ho più dolori mestruali, non ho più il blocco alle anche, sbloccato tutto. Allora, abbiamo scelto alcuni pezzettini, sono anche emozionanti queste cose. E mi piacerebbe chiedere anche al dottor Rubino... È interessante collegare la cosa. La signora che recupera il gusto diceva, io mangio il dado perché non sento il sapore. Ogni tanto, ma questa signora qua, mangio il dado. E poi dopo mi scrive la sera, dice, piangendo, dice, guarda che... Poi, vedi che sono tutte cose commoventi, sono tutte cose del cuore, dell'anima. E dice, mangio finalmente le patate come quando ero ragazza e adesso sono felice. Poi c'era la signora, quella che non camminava con il ginocchio, era artrite reumatoide, stava malissimo. E poi mi mostra, alza la gamba come per ballare. Sono cose grandissime. Io non sono un medico, però lavoriamo sull'emozione. Quest'altra signora qui ha un dolore meccanico. Io dico, non credere al dolore meccanico, perché il dolore meccanico è sempre una metafora del tuo stato interiore, di quello che hai vissuto. Cioè, sono le cicatrici? Non camminava, faceva le scale un passetto alla volta, poi sei andato a correre. Perché non credere al dolore meccanico, anche nel dolore meccanico tu stai esprimendo qualcosa che è dentro di te. E quindi questa... E io ma cosa... tu lo vedi, no? Io lo sento tu e vedi l'ologramma e vedi dov'è il problema. La cosa interessante è questa, la spia che mi spinge a dire sto facendo giusto. Perché vedo l'ologramma e lo sento col mio corpo. Quindi sono due cose che vanno vicine. E così è sempre più puntuale il come arrivare al rilascio emozionale. Ma per esempio c'è la pittrice che non può più dipingere perché è diventata allergica ai profumi e alla trementina, che ci siamo visti una volta, guarita. La signora che era allergica alla varechina, alla candeggina, ci siamo visti, abbiamo parlato dell'ologramma, e le è passata l'allergia, la ragazza con la sindrome neurotossica, l'allergia ai gatti. Ascoltami, tu Andrea hai questa dote che riesci a sentire il dolore delle persone, no? Riesci a vederlo e a sentirlo. Però chiaramente per te questa accademia, dove tu insegni anche le persone a proseguire in questo percorso, a imparare a sentire, è una tua ragione di vita, no? Cioè hai abbandonato una bella carriera da baritono, girando il mondo, andando negli schermi televisivi, eseguendo le opere più importanti per proseguire in questo, sembrerebbe una cosa un po' da matti, no? Cioè, non dico da matti, però molto strana, no? C'è cioè, una carriera già sicura per una ancora da intraprendere su un sentire, no? Su quello che tu vedevi. Però c'è una cosa che tu fai, perché sentendo tutto questo dolore, immagino che tu comunque ti riempia, no? Anche di queste cose. Fai per trovare il tuo silenzio, la tua armonia? Intanto che me lo racconti, chiederei di far vedere un bellissimo video di te con tua mamma che sei in giro con il motorino in India, no? Perché tu hai un grande rapporto con la natura. Sì. La natura è guaritrice, ce l'ha raccontato prima Mustafa, no? E tu che cosa fai? La natura è un miracolo. Io ho il debole per la montagna. Ma chiacchieravamo prima, diciamo, in India c'è molto il Gange, lo fate vedere, troppo poi bello quello. Ci sarà la collina sacra di Arunachal, ci sono tantissime cose. Quindi il mio, beh, qui era il viaggio impegnativo. Mamma. Ma questo l'abbiamo già visto? Mi sa di sì, questa lì, quella lì, sì, Isabella. Quando eri con la mamma mi piaceva tanto vedere. Sì, perché quindi per esempio l'India è un posto speciale, ma il viaggio è un posto speciale, no? Il viaggio è un posto speciale. La natura è un modo dove... perché è come se, poi ascoltando meravigliosamente le spiegazioni del dottore, i miei organi sentono il dolore degli altri, quindi vivono costantemente un conflitto. Io la sera, dopo 10 ore di lavoro al giorno, a volte di più, entro in meditazione, entro in connessione, insegnando. Potresti sentire un po' la musica di sottofondo, se c'è. Ah no, c'è sei tu che parli, allora. E quindi il fatto di connettere, eccoci qua. Eccola qua, qua la mano. Beh,
Diciamo... lei si è impegnata con l'ombrellino, sì, a fare opera, visto che hai ancora la scottatura sul viso. Sì, eh? Sì, è una lunga storia. E questo è il Gange. Già stare vicino al Gange, dicevo, l'energia è fortissima. Ma è interessante sviluppare questa dote del sentire, che è la dote che io insegno a sviluppare, perché si entra in connessione con i luoghi, con le cose, e è più facile il rilascio. Il sentire ci guida verso la verità della nostra anima. Cioè, riesco a rilasciare prima ciò che non mi fa bene. E inizio il sentire, mi fa entrare nel mio progetto di vita, perché so dire di no alle cose che mi fanno male. Inizio a dire di sì a quelle che sento che mi espandono, e quelle che mi fanno star male, che accetto per coercizioni o non so, sociali o per attitudini. Per sopravvivenza. Sì, anche questa parte qua, anche c'è questo aspetto qua. Però riesco a buttarmi... Per convenienza anche, perché molti vendere l'anima non fa mai bene. Il compromesso, no? Perché comunque... Magari... Perché noi crediamo che quella realtà limitata sia il massimo del meglio che posso avere. È il massimo del meglio, è scritto dentro il mio cuore, non è scritto dalle regole che sono fuori. La mia anima lo sa, anche la mia parte istintiva profonda lo sa. Quindi iniziare a sentire questo percorso, questo corso di evoluzione, è iniziare a dirmi la verità. Se mi dico la verità, il dottore lo spiegava prima, gli animali risolvono subito il conflitto. Se mi dico la verità, io vado nella mia verità, perché è scritta dentro di me. E allora lì cosa succede? Sviluppo dei talenti che magari non sapevo di avere perché ero chiuso in una scatola, e mi espando, sviluppo la mia intuitività sempre di più, e beh, inizio a sentire anche, faccio anche delle esperienze ancora più alte di quello che farei solo con gli occhi o con le orecchie, riesco a sentire e a captare di più. E questo fatto di sentire e captare di più, che tu parlavi dei miei doni, in realtà sono latenti in tutti quanti sono latenti. E il mio lavoro è portare le persone a sviluppare questi doni. E qual è il primo step? Rilasciare il più possibile il lavoro sull'ombra. E questi seminari che facciamo, e c'è sempre, guarda che meraviglia, guarda che amore che c'è, guarda Stefani, guarda che amore. Io mi commuovo perché c'è un'energia lì, c'è un'energia specialissima lì. Quello che mi dispiace è che la maggior parte sono sempre le donne. Perché siete più sensibili. Tre quarti, o se non per dire la quasi totalità, sono le donne. Siete intuitive. Abbiamo bisogno dell'energia femminile in questo mondo che ci governa maschile. Brava, giustissimo. Uno dei conflitti maggiori che trovo è il conflitto col patriarcato, che chiude questa espressione. Quindi si sentono queste gole, entrano una persona da dentro lo studio e sento la gola, io la chiamo, ecco un'altra con la gola inchiodata. Ma io sono provocatorio per dire libera la tua espressione, poi infatti tu hai parlato prima, ci sono tutte queste tiroiditi eccetera, perché c'è un conflitto lì di esprimersi. Poi nella gola c'è anche il conflitto del parlava il dottore, dell'inghiottire, certo, infatti c'è chi blocca qua delle situazioni. E la cosa strana, che ne so, vedo, entra una persona e io sento una gola, la gola, l'abbiamo detto anche l'altra volta, parla di tante cose, non so, vedo una gola e se sento dentro delle lacrime, tirano fuori quel dolore. Altre volte si ha una gola e non so, mi ricordo una volta una signora, c'è una gola, dico fammi entrare in questo dolore, che cos'hai? E vedo, dico, c'è una grande casa, sembra quelle case patriarcali di una volta, quelle corti. Fa sì, è casa mia, fa, perché sono in mezzo ai parenti e sono, non riesco a esprimere, sono arrabbiatissima. Però dico, guarda, che se, e questo vale per tutte gli ologrammi che io sento, se a distanza, intanto o su Zoom, o a distanza anche di persona, il mio corpo sta così male per un'emozione che hai tu, di cui neanche ti accorgi, e pensa il tuo come sta. Quindi questo lavoro sull'ombra è importantissimo. Il rilascio, io lo chiamo ombra, in termine junghiano, io parlo di emozioni. Questo rilascio del dolore è importantissimo perché ci condiziona. Allora, non solo condiziona la nostra somatizzazione, ma per esempio tu immagina se tu avessi una spina infilata sul fianco tutto il giorno. Noi quella spina ce l'abbiamo e viene dal nostro subcosciente che ci spinge a reazioni verso l'esterno, costantemente. Quella spina infilata dentro lì può essere un ricordo di un trauma addirittura prenatale, o di un trauma di quando eravamo ragazzini, o di un conflitto vissuto e non risolto. Se attraverso questo incontro noi togliamo questa spina, cioè la sciogliamo, cosa succede? Che tu ti avvicini immediatamente a un'espansione animica e a una felicità
che se no non avresti. E finalmente stacchi quella tua reattività. Guarda, questo è il corso di Ho'oponopono, il seminario di Ho'oponopono. Quanti uomini contiamo in mezzo? Uno, due, qualche gigante, sì. Tre, là in fondo. Pochi. Sì, infatti, ragazzi, venite perché... Andrea, dobbiamo concludere. Sì, che certo. Cosa vuoi dire ai nostri telespettatori? Vorrei fare ancora una battuta con il dottor Calatorbino per collegarci a quello che hai detto, perché... Che la cosa più importante è essere felici. E si può essere felici. Quando siamo felici, noi siamo noi stessi. E per essere arrivare a quella felicità dobbiamo vincere la nostra parte autolimitata e autolimitante. Le tecniche che usiamo nei seminari, nella conoscenza degli ologrammi, è per liberare questa felicità. Questa felicità è tutto per noi altri, perché lì siamo noi stessi, non sappiamo da dove veniamo, non sappiamo dove andremo, non sappiamo cosa facciamo. In realtà il nostro progetto di vita si risveglia, siamo noi stessi, inizia una vita che uno prima non si aspettava. Nei seminari c'è un prima e un dopo. Scusami, il dopo è la proprio felicità. Velocemente, Andrea, energia cristica, ne abbiamo molto bisogno. Che cos'è? Dobbiamo aspettare... Uso le parole di Paramahansa Yogananda, che dice l'energia cristica, Kutasya Chaitanya in sanscrito, è l'amore infinito in cui siamo immersi, che nell'Ho'oponopono è Aloha, ed è una frequenza che dobbiamo e possiamo risvegliare dentro di noi. Quel maestro grandissimo che venne a insegnarci la compassione, questo ci ha portato, questa via del cuore, ed è una grandissima via per noi occidentali verso l'essere... Certo, noi siamo amore, secondo Ho'oponopono, noi siamo amore, e quindi va risvegliato, ma non c'è religione. È tecnica, è la realtà. Ecco, mettiamola in pratica, andatevi a leggere qualche cosina, oppure chiamate Andrea e fatevela spiegare, perché abbiamo molto bisogno di energia cristica, perché si sente un po' troppo quell'altra energia luciferiana. Allora, dottor Claudio Urbino, sono state interessantissime le cose che ci ha detto. Mi può collegare, ascoltando le testimonianze che... Delle guarigioni? Ecco. Che sono avvenute? È interessantissimo, questo è un modo per, è una tecnica tra le tante per... No, ma Hammer, come l'avrebbe vista questa cosa? No, ma sto dicendo, è una tecnica come tante altre, anche se questa forse è ancora più interessante, di risolvere velocemente il conflitto che recidivava, cioè la continua... il continuo rinnovare e mantenere quella situazione di stallo. Quindi quell'emozione bloccata, ad esempio, no? Che però non è mai uscita. Per esempio, perdita del marito. Signora ha perso il gusto. Cioè si mangiava i... Sì, la perdita del gusto è legata, certamente, a un aspetto simbolico, però a un'inibizione, cioè alla separazione, appunto. Cioè al fatto di non voler più sentire, perché per quella persona evidentemente era molto legata a questo livello, cioè del cibo, del sapore, del gusto, quindi anche suo marito in un certo modo era dentro il suo... Magari era un buon gustaio, esatto, non lo so. Ma sì, insomma, avevano in comune molta cucina, per esempio. Quindi questo fatto di non sentire più era molto simbolica, e allo stesso tempo è un modo è rimasta, diciamo così, tra virgolette paralizzata, sospesa sul gusto, quindi l'innervazione viene interrotta perché non, in un certo senso non è che non si voglia più sentire quel gusto, ma fa dolore risentirlo. Notare che la medicina ufficiale sarà collegato alla aniusia o la disgusia non le sa risolvere, cioè non so che gli fanno fare magari dei percorsi psicologici, ma alla fine non se ne viene a capo, quindi potrebbe essere una buona risoluzione. Ma istantanea. Adesso siamo con Andrea Zappa, con la scienza degli ologrammi. Abbiamo parlato a inizio trasmissione con lui di questo meraviglioso viaggio che ha fatto in India, di questo progetto che è in cantiere, che sta realizzando di canti, come si chiama, che risvegliano l'energia cristica. Sì. C'è bisogno di questa energia. Allora, parliamo un pochino della scienza degli ologrammi, sì. Così la rispieghiamo un pochettino, sì. Di che cosa si tratta, che cosa vedi, che cosa percepisci, che cosa le persone che si avvicinano a te, che fanno uno dei tuoi corsi, imparano, no, a percepire. Sono delle doti che ognuno di noi ha, che in realtà poi sa di non le avere semplicemente perché non le allena. Sì, sì, tutto verissimo. Tu sai che la tecnica si basa su due aspetti. Il primo aspetto è che il mio corpo sente e vive profondissimamente il dolore degli altri.
che una persona entra nel mio studio o mi manda un messaggio o mi scrive e io sento nel mio corpo profondissimamente come sta. Mi arrivano anche le immagini tridimensionali di questo conflitto. Addirittura, non so, faccio un esempio, ricordo una signora che dico, sentivo che stava male, aveva un dolore dentro e dico, ma che strano, vedo te in cucina con qualcuno che ti strangola. E lei inizia a piangere, dice, questo è mio padre, l'ha fatto davvero. E in quel rilascio, che cosa succede? È tutto così, la scienza dell'ologramma è questo l'incontro. La persona non parla e io dico l'ologramma e inizia il rilascio emozionale. Il rilascio emozionale cosa fa succedere? Si sente immediatamente che su Zoom, a distanza o dal vivo, l'energia della persona si espande. C'è un rilascio emotivo del dolore attraverso le lacrime, alle volte con delle lacrime, dei singhiozzi profondissimi. E l'energia della persona cambia. Poi cosa succede? Succedono delle cose più svariate, perché sento dei dolori, oppure la persona mi dice ho questo dolore, dico controlla, ce l'hai ancora? E non ce l'ha più. Capitato, ricordo una ragazza di 16 anni che viene, ancora 20 anni fa, quindi l'esperienza ne ho collezionata tanta, che viene per un mal di schiena, aveva la spondilolistesi e non poteva più dormire a pancia in giù. E io tocco solo due punti e lei ha questo rilascio emotivo. Torno una settimana dopo e mi dice, guarda, mi muovo, non ho più dolore. E poi succede una cosa strana, che la mia psoriasi, che ho da quando sono nata, è scomparsa. Ciao, allora, Andrea Zappo è un ricercatore ed autore della scienza degli ologrammi. Stiamo parlando di un altro tipo di scienza. Qui siamo nella scienza delle 5 leggi biologiche del dottor Hammer. Qui è un altro tipo di scienza, un altro tipo di guarigione. E noi ci eravamo visti qualche mese fa. Mi piacerebbe poi capire che cos'è la scienza degli ologrammi meglio, così la spieghiamo, che cosa avviene, che cosa lei vede, chi prova, cioè che cosa prova quando partecipa ad uno dei suoi corsi. Ma ci vediamo proprio a pochi giorni dal suo rientro dall'India, da un viaggio meraviglioso che lei ha fatto con la sua mamma. Certamente sì. In motoretta, no? Giusto, con la motoretta indiana. Vediamo un attimino uno di questi, un breve video dei viaggi, così poi capite dove ci porta Andrea. Che meraviglia! Nicole, allora, se stai sentendo questo filmato, vuol dire che siamo in un qui ed ora diverso. E in questo qui ed ora io sono seduto, ospite da voi, a Telecolor, felicissimo di essere ancora in vostra compagnia e in tua compagnia. Dove siamo qua? Qui siamo ad Haridwar. Haridwar è una delle 7 città sante dell'induismo ed è la porta degli dèi. Questo è il Gange, naturalmente, vedete che sta facendo il bagno sacro. È la porta degli dèi perché lì c'è l'Himalaya. L'Himalaya dove dimoravano i santi, dove andavano in ritiro i santi, e quindi un posto specialissimo, con energia specialissima. Ho pensato, poiché sarebbe stato difficile portare degli ospiti con le testimonianze in studio, di raccontarvi qualcosa di quest'anno meraviglioso con gli ologrammi, con la scienza degli ologrammi, e per vedere un po' che risultati ha portato, di cose impensabili, specialissime. Allora, buon ascolto, magari commentiamo assieme, e guardate che posto!
Allora, devo dire che questa tua grande serenità che permane dal video la ritroviamo anche qui in studio. Ti ringrazio di avermi pensato in India. Certo, ti ringrazio. Certo, intanto io ti seguivo su Instagram, vedevo che giravi con la tua mamma sulla motoretta. Tra l'altro, bellissima esperienza, mamma e figlio. Sì, bellissima. Che decidono di partire insieme. Sì. Ho saputo solo oggi che tuo papà è un bravissimo insegnante, formatore di karate, avete diverse associazioni. Sì, sono 24 stati che fanno in India, riferimento a mio padre. Quindi sì, poi mio padre anche lui stesso è andato a insegnare le tecniche che insegno anch'io con la scienza degli ologrammi in India, quindi c'è una commissione bellissima, Occidente, Oriente, bellissima. E lì sono andato a vedere anche, a salutare gli allievi di mio padre, i presidenti a cui ho affidato l'organizzazione dell'India, della sua associazione. Quindi davvero un po' un filo familiare il vostro. Tra l'altro devo ringraziare doppiamente Andrea, perché da quando c'è stato il lockdown lui mi ha raccontato che le persone hanno sentito un grande bisogno, no, di lavorare da un punto di vista energetico e comunque approcciarsi alla vita in maniera diversa. Ha fatto 14 ore di media di lavoro al giorno, sì, quindi non anni, si staccava mai. Sì, sì. Lui è un bravissimo tenore. Ah, sì, sono un barista. Barista, sì, scusa. Sì, no, certo, un barista, sì, sì. Che l'abbiamo visto anche su grandi schermi televisivi in opere meravigliose. Era stato anche chiamato, però lui ha deciso di dedicarsi completamente, sì, alla scienza degli ologrammi. Sì, certo, certo, perché i riscontri sono meravigliosi e i tuoi ospiti a casa sanno cos'è la scienza degli ologrammi, magari lo racconto per chi ci vede per la prima volta. La scienza degli ologrammi è la tecnica primaria che uso per aiutare le persone. Che cosa sono questi ologrammi? Gli ologrammi sono un filmato tridimensionale che le persone emanano. Senza, tutti emaniamo questo filmato tridimensionale. In realtà noi emaniamo un'energia, delle frequenze, delle informazioni che si fanno vedere metaforicamente come dei filmati. Questi filmati rappresentano il vissuto della persona e in particolar modo il vissuto traumatico della persona. Il mio lavoro è quello di sentire questi filmati, perché le persone che vengono da me non lascio parlare le persone vengono e devono tacere e così sanno che è vero quello che è vero il processo. Io racconto i filmati tridimensionali, quindi gli ologrammi, e li rendo alla persona. Questo cosa fa? Questo è una chiave risvegliante, cioè la persona si risveglia quando sente il proprio dolore negato. Quando attraverso l'ologramma apriamo quello che chiamo io i cancelli dell'ombra, cioè scendiamo in quella che Jung chiama l'ombra, il nostro subconsciente, e il fatto che qualcuno dica che non ti conosce, che non può sapere nulla di te, cioè guarda che sento che è successo questa cosa, sento che vivi questa emozione, insieme la svisceriamo, quando questa emozione viene rilasciata, può essere un pianto, una risata, di solito è un pianto liberatorio. Se a questa emozione era collegato un malessere, il malessere fisico si scioglie. Ed è la cosa forte di questa esperienza, è che si scioglie all'istante. E i casi, naturalmente io non sono un medico, sono una persona che lavora con l'anima, una persona che sente. I casi sono dai più di tutti i generi, di problemi cronici, di problemi di ogni genere. Se una persona riesce a rilasciare l'emozione attraverso questo incontro, il malessere si scioglie. Questo è quello che succede. Tra l'altro lo vedete raccontare le cose così in maniera molto rilassata, no Andrea? Ma noi ci siamo conosciuti quando lui è rimasto chiuso in Cina, perché doveva andare là proprio per lavoro, sì, no? Aveva una serie di concerti. Aveva in una Cina. Serie di concerti, è rimasto chiuso in una stanza. 40 giorni. 40 senza giorni finestre. In lockdown senza finestre, perché sceso dall'aereo, cioè durante la partenza era negativo, sceso dall'aereo è risultato positivo. Non sì, si sa per quale un motivo. Test, ha rifiutato qualsiasi terapia. Sì, e quindi l'unico metodo per comunicare con l'Italia, comunque con l'Europa, era quello tramite internet, esatto, no? Esatto, per fortuna. Sì, 40 sì. giorni da solo. Sì. E devo dire che lui, nuovamente in India, gli ho chiesto come hai trovato là l'India col Covid, mica Covid. E lui con nonchalance ha detto, ma sì, io l'ho vissuta liberamente, no? Toccando qualsiasi cosa e mangiando
ciò che vendevano per strada nei piccoli negozietti. Anche a Shanghai, i bugigattoli per strada, non mi lavavo le mani e mangiavo. Andavo in metropolitano, toccavo i soldi, mangiavo con le mani. Vediamo. È così, così è andata. Questa è la verità. Quindi l'uomo è capace di sopravvivere. Ma magari non c'è neanche qualcosa a cui sopravvivere, dobbiamo solo star bene, così, certo. Quindi è importante essere comunque centrati, se uno è centrato può superare comunque anche virus e batteri che incontra dall'altra parte del mondo, no? E poi non tutti credono ai virus, quindi sono tante parentesi da aprire, Proprio brevemente, hai portato qui un meraviglioso strumento che è l'armonium, che anch'io amo tanto. Sì. E ti chiederei se ci puoi intonare 30 secondi, perché te lo faccio fare, perché poi ci collegherà all'altro ospite che abbiamo qui questa sera, ovvero hai un grandissimo progetto in corso, che è questa collaborazione che hai con uno dei massimi esperti a livello mondiale, tanto più che ha venduto 22 milioni... Solo un suo album, un questo album grandissimo... Ha venduto 22 compositor... milioni sì, di dischi. Ha vinto milioni di dischi. E lui si chiama... è un come si chiama? Craig Brewis, sì. E che è uno dei massimi esperti di musica meditativa. Viva Londra, è famosissimo, è il più famoso di tutti. E tra l'altro state incidendo dei canti cristici. Sì. Che sono? Cosa sono? Allora, lui ha una sensibilità meravigliosa, è il grandissimo Craig Brewis. E unita alla sensibilità, alla mia esperienza, stiamo raccogliendo queste frequenze, questi canti, che avranno questa frequenza così speciale, così riconoscibile. E in questi giorni stiamo incidendo, quindi il contatto con Londra, stiamo creando questo CD, che però non posso svelare possiamo sentire, Posso sentire qualcosa del mio altro album, che è Anandon, che c'è nel mio sito, te lo posso far sentire. Certo. Allora. Ed è un canto, questo, pochi secondi, dedicato alla Madre Divina, che è tradizionale nell'induismo, parla della Madre Divina, parla Yogananda. Jai Jagadambe Mahadurga, Jai Ma Jagadambe Jagadambe hanno una frequenza molto alta queste musiche per chi impara a sentirla. Io sono intonandola, sento che le cellule del corpo si informicano, l'energia si sale subito. Come saliva prima guardando il Gange, anche se è in registrazione. Quando eravamo in India, vicino al Gange, ci si ubriacava di energia. Si sente un'energia fortissima, delle frequenze altissime che salgono da lì. E anche eccolo qua, proprio questo. Questo bisogna è Shiva. Bisogna saperle sentire queste. Ci si allena, energie. Giusto, hai ragione. Ci Perché si allena. Non è che tutti lasciamo. Non siamo abituati. Cioè, abbiamo questa dote, però dobbiamo, come tutte le doti, vanno coltivate. Allenarla. Passiamo da Lairi Mahashaya, uno dei più grandi maestri indiani. E anche da qua si sente un'energia fortissima, perché è il suo Mahasamadhi, cioè le sue ceneri. E quando ha lasciato il corpo. E a sentire, a vedere queste immagini, il mio corpo si informicola. Che meraviglia! Cioè la reazione è immediata. Per quello ho portato questa... Una curiosità, ma quelle immagini che c'erano, che tendevano al rosso, le hai lavorate tu al computer o era proprio... Io sono videomaker, ma c'era il tramonto. Ero il tramonto sul Gange, con questo regalo di mia madre, l'abbiamo preso adesso in India, questo piccolo armonium portatile, così te l'ho fatto anche. Come fatto a impararlo? Io sono musicista, sono laureato in conservatorio, quindi ci siamo. Siamo a casa. Chissà da quanto tempo lo suona, no, invece no, solo pochi giorni. Comunque complimenti. Grazie.